Gentile signor garante della Costituzione, ho prodotto questo video per il popolo sovrano e per i funzionari dello Stato che mostrerò in foto. Più che le immagini, i manifesti e le didascalie, suggerisco di ascoltare attentamente la mia voce. Ultimato un fabbricato finalizzato a trasferire il negozio di arredamenti di mia moglie, nell'agosto del 97 ci trasferiamo da Casalbore a Sant'Angelo a Cuculo, a 3 passi da Benevento. Per mascherare i favori illeciti dell'ufficio tecnico, le costruzioni edilizie abusive e le recinzioni abusive della via comunale adiacente ai nostri locali commerciali e alla nostra abitazione, gli amministratori comunali tappano lo sbocco primario di via Vallone San Nicola con una cabina elettrica, un muro abusivo e tutta la spazzatura del paese, violando il codice della strada, la libera circolazione, il decoro e la libertà di lavorare in un fabbricato costruito a norma. Come se non bastassero le ruberie e gli illeciti commessi dagli indigeni, il capo dell'ufficio tecnico comunale permette di costruire una palazzina sulla sede stradale e concede il contributo post-sisma al titolare dell'illecito. Tanto è accaduto perché gli amministratori e il capotecnico hanno permesso a compagni di partito, amici e parenti di occupare la strada comunale con recinzioni abusive e una casa invasiva della strada stessa, così da costringerci a chiudere l'esercizio commerciale per l'oggettiva impossibilità di raggiungere il fabbricato con i grandi mezzi di trasporto. In realtà, tappando l'imbocco primario della via, gli amministratori hanno impedito l'accesso dei camion al nostro fabbricato ed hanno generato una situazione di pubblica incolumità sul secondo sbocco, perché la via cala in forte pendenza sulla provinciale 18, al centro di una curva molto angolata, priva di visibilità, di dossi di rallentamento, di strisce pedonali e persino di un marciapiede. Il segretario generale del Quirinale, la Procura della Repubblica, la Polizia, i Carabinieri, la Questura e tutti i prefetti passati per Benevento sono stati costantemente informati, sin dal 1997. Ma da 27 anni tutti chiudono gli occhi, tollerano le occupazioni abusive del demanio pubblico e non sanzionano i reati. Anche i ministri dell'Interno, di Giustizia e dei Trasporti sono stati ripetutamente informati, ma nessuno risponde. Nessuno tutela il diritto al lavoro, il diritto alla libera circolazione e la sicurezza sulle strade, spazzando via gli amministratori corrotti e ripristinando lo stato di legalità. Dopo innumerevoli querele contro gli amministratori comunali, i magistrati, i prefetti, il ministro Salvini, il ministro Piantedosi, i magistrati inquirenti e il procuratore della Repubblica di Benevento, via Vallone San Nicola è tuttora ostruita da un muro, da recinzioni abusive e da un fabbricato costruito sulla sede stradale, con la complicità dei sindaci, dell'ufficio tecnico, del prefetto e della Procura della Repubblica di Benevento, che impacchetta le querele e le fa morire per prescrizione, di stenti, di dirottamenti e di vecchiaia. Questi fatti sono stati denunciati al CSM e a tutti i ministri di giustizia, dico tutti, ma nessuno ha mandato i commissari per accertare i carichi di responsabilità della procura. Per aver denunciato la collusione tra i delinquenti, le autorità di governo, le forze dell'ordine, le forze di giustizia, le autorità di giustizia, sono diventato bersaglio della Polizia di Stato, dei prefetti e del procuratore di Benevento.
Infatti, sentite cos'è accaduto. Ho subito 7 arresti temporanei perché contesto le autorità coi manifesti, pacificamente e sempre da solo. Ho subito misure restrittive fondate sulle falsità architettate dal procuratore, dottor Aldo Policastro, e dal presidente del tribunale, dottoressa Marilisa Rinaldi. Ho subito stalking giudiziari e abusi d'autorità dalla procura, dal tribunale, dagli amministratori comunali, dalla DIGOS, dalla polizia giudiziaria e dal comandante della polizia municipale di Benevento. Ho subito querele dal sindaco, dal capo dell'ufficio tecnico, dalla DIGOS, dalla polizia giudiziaria, dal procuratore generale di Napoli e 5 volte sono stato martellato dal procuratore della Repubblica, dottor Aldo Policastro. Ma sono stato sempre assolto con formula piena. Ho ritenuto non colpevole dai GIP. Perché ho provato ai giudici, con atti pubblici e filmati incontrovertibili, che le autorità mi denunziano per fatti insussistenti, facendo abuso di miserabili falsità. Sono stato privato del diritto di esprimermi pacificamente con i manifesti, come quelli che espongo lungo i marciapiedi, che porto a spalla o sul petto. Tanto è accaduto a seguito di sequestri operati dalla DIGOS e dalla Polizia Municipale di Benevento, sotto il naso e la tacita accondiscendenza del prefetto Torlontano, che ha visto e non ha denunziato gli abusi di autorità, assolutamente vietati dagli articoli 13, 21 e 42 della Costituzione, ossia i diritti inviolabili posti a tutela della libertà personale, del diritto di espressione e del diritto di proprietà. Ho persino subito un accertamento sanitario, illecitamente orchestrato da uno sceriffo obbediente ai superiori, che mi ha così descritto agli specialisti del centro di igiene mentale. Anormale, abnorme, delirante, farneticante, minaccioso, aggressivo, intollerante agli ordini di autorità e riottoso ad ogni forma di regola sociale. Tanto è accaduto perché, non solo a Benevento, le cupole agiscono sempre attraverso i sottoposti, mai personalmente. Signor Presidente Mattarella, sebbene ha fatto lei e la Presidente Meloni a garantire i diritti di Ilaria Salis e di Chicco Forti, in forza della nostra Costituzione, non comprendo per quali ragioni i collaboratori che smistano la posta indirizzata al Presidente della Repubblica non si siano preoccupati di garantire i diritti dei miei figli, di mia moglie e quelli miei. Grazie mille per l'ascolto. Confido sempre nella sua intelligenza e nel suo senso di responsabilità. Signor Presidente, per ciò che ha visto e sentito, crede che io sia davvero anormale, abnorme, farneticante, delirante, imprevedibile, minaccioso, aggressivo, intollerante agli ordini d'autorità e riottoso ad ogni forma di regola sociale. Secondo papà, chi pugnala alle spalle non ha il coraggio di colpire al cuore. O no?